Papa commosso dalla gioia, dalla tenerezza, dalla gioventù e dalla nobiltà del popolo colombiano. Così Francesco si presenta ai giornalisti sul volo che lo riporta a Roma da Cartagena per la tradizionale conferenza stampa che conclude ogni viaggio apostolico. È vero, un popolo nobile che non ha paura a esprimersi come sente, non ha paura a sentire e far vedere quello che sente. Non conoscevo la Colombia profonda, quella che si vede nelle strade. Io ringrazio la testimonianza di gioia, di speranza, di pazienza nella sofferenza di questo popolo. Mi ha fatto tanto bene. Quello che più mi ha colpito è che i papà, le mamme alzavano i loro bambini per farlo vedere al Papa, perché il Papa le desse la benedizione, come dicendo: questo è il mio tesoro, questa è la mia speranza, questo è il mio futuro, io ci credo. Un popolo che è capace di fare bambini e poi mostrarli, farli vedere così, come dicendo: questo è il mio tesoro, è un popolo che ha speranza e ha futuro. I giornalisti colombiani chiedono a Papa Francesco di dire la sua sul processo di pace in Colombia e sulla corruzione. La guerriglia, il conflitto interno e la corruzione sono peccati, sottolinea il pontefice, che hanno provocato la malattia dell'odio. Ma ci sono passi che danno speranza, passi nel negoziato, ma l'ultimo c'è stato del fuoco del ELN, ma lo ringrazio tanto. Ma c'è qualcosa di più che io ho percepito, che la voglia di andare avanti in questo processo va oltre i negoziati che si devono fare. È una voglia spontanea e lì c'è la forza del popolo. Lì io ho speranza in questo. Un processo di pace andrà avanti quando lo prende in mano il popolo. È quello che io ho cercato di far sentire in questa visita. Il protagonista della pacificazione o è il popolo o si arriverà a un certo punto, ma quando un popolo prende in mano è capace di farla bene. Dopo aver scherzato sulla botta all'occhio sinistro della mattina, mi sono chinato un po' per salutare dei bambini, non ho visto il vetro e pum, il Papa risponde ad una domanda sulla responsabilità dei politici che rifiutano accordi internazionali sul controllo delle emissioni di gas. Il cambiamento climatico si vede, non gli effetti, e i scientifici dicono chiaramente le strade a seguire. E tutti noi abbiamo una responsabilità, tutti, ognuno una piccolina, più grande, una responsabilità morale, in accettare, dare l'opinione o prendere decisioni, no? E dobbiamo prenderlo sul serio. Infine, i giornalisti italiani chiedono a Papa Francesco un commento sull'emergenza migranti in Europa. Io sento il dovere di gratitudine per l'Italia e la Grecia, perché hanno aperto il cuore, ai migranti, no? Ma non basta con aprire il cuore, ma un governo deve gestire questo problema con la virtù propria del governante, cioè la prudenza. Cosa significa? Primo, quanti posti ho? Secondo, non solo riceverli, integrarli. Io ho visto esempi qui in Italia,
di integrazione bellissimi, no?